Come sapete, leggiamo oggi il canto 33esimo dell'Inferno, è il nostro penultimo incontro dell'anno. La settimana prossima, felicemente, Dio e Dante volendo, riusciamo a rivedere le stelle e quindi finiamo la settimana prossima. Leggiamo quindi questo canto terribile, magnifico, forse il più popolare dell'intero inferno in Italia. Facciamo come il nostro solito, leggiamo tutto di seguito, poi commentiamo e a un certo punto faremo una pausa durante la quale potrete porre le vostre domande, il vostro... Giusta, Claudia, dovresti silenziare perché c'è un eco. Va bene. È sempre iPad Pro 10, Gian, non lo so, la silenzio, ma è sempre possibile mantenerle chiuso il microfono. Ora ho silenziato tutti, vediamo se funziona. Grazie. Allora lo leggiamo, forza, è tremendo. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola i capelli del capo che li aveva di retro guasto. Poi cominciò, tu vuochi ori novelli, disperato dolor che il cor mi preme, già pur per sangue, riacchione favelli. Ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor chi rodo, parlare e lagrimar, vedrai insieme. Io non so chi tu sei né per che modo venuto se qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi saper che io fui con Tigolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tan vicino. Che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se mi offeso. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame, e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder lucca non ponno. Con cagne magre, studiose e conte, gualandi con sismondi e con lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e i figli, e con l'agute spacane mi parea lor veder, tenderli fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figlioli che erano con meco, i dimandar del pane. Bel sei crudel, se tu già non ti duoli pensando a ciò che il mio cor s'annunciava, e se non piangi, di che piange al suolo? Già erano desti e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere adotto e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso ai miei figliuoli senza far motto. Io non piangea, sì dentro impietrai. Piangeva Nelli, e Anselmuccio mio disse, tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lagrimai, né risposi io tutto quel giorno nella notte appresso, infinché l'altro sol nel mondo uscivo. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi. Ed ei, pensando che il fessi per voglia di manicar, di subito le porsi e disser, padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetammi allora per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ai dura terra perché non t'apristi.
Oscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi, dicendo, padre mio, che non mi aiuti. Qui vi morì, e come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, un dio mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti. Poscia più che il dolor potei digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti ripresi il teschio misero coi denti, che furo all'osso come d'un can forti. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese, là dove il si suona, poiché i vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona e faccian siepe ad armi sulla foce, sicché li annieghi in te ogni persona. Che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle castella, non dovei tui figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Lucione il Brigata e gli altri due che il canto suso appella. Noi passammo oltre, la vela gelata ruvidamente un'altra gente fascia, non volta in giù ma tutta riversata. Lo pianto stesso lì pianger non lascia, è il duol che trova in sugli occhi rintoppo, si volge dentro a far crescer l'ambascia, che le lagrime prime fanno groppo, sì come visiere di cristallo, riempo sotto il ciglio tutto il cocco. E avvegna che sì come d'un callo per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo, già mi parea sentire alquanto vento, perch'io, maestro mio, questo chi muove? Non è qua, giù ogni vapore spento? Ond'elli a me, avaccio sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. E un dei tristi della fredda crosta gridò a noi, o anime crudeli, tanto che data v'è l'ultima posta, levatemi dal viso i duri veli, sicch'io sfoghi il vol che il cor mi impregna un poco, pria che il pianto si raggeli. Perch'io a lui, se vuo chi ti sovvegna, dimmi chi sei, e se io non ti disbrigo, al fondo della ghiaccia, ir mi convegna. Rispose adunque, i son frate Alberigo, i son quel dalle frutta del mall'orto, che qui riprendo d'acero per figo. Oh, dissi io lui, or sei tu ancor morto? Ed egli a me, come il mio corpo stea nel mondo su nulla scienza porto, cotal vantaggio a questa Tolomea, che spesse volte l'anima ci cade innanzi che a troposmos all'idea. E perché tu più volontier mi rade l'invetriate lacrime dal volto, sappi che tosto che l'anima trade, come feci io, il corpo suo l'è tolto da un demonio che posce il governa, mentre che il tempo suo tutto sia volto. Ella ruina in si fatta cisterna, e forse pare ancor lo corpo suso dell'ombra che di qua dietro mi verna. Tu lei saper se tu vien pur mo giuso, elli esser branca d'oria, e son più anni poscia passati che il fussi racchiuso. Io credo, dissi io lui, che tu mi inganni, che Brancadoria non morì un quanche, e mangia, beve, dorme, veste panni. Nel fosso su di sel dei malebranche, là dove bolle la tenace pece, non era ancora giunto Michel Zanche, che questi lasciò il diavolo in sua vece nel corpo suo, ed un suo prossimano che in tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oggi mai in quella mano, aprimi gli occhi, e io non gliela persi, e cortesia fu lui esser villano. Ai genovesi, uomini diversi d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Che col peggiore spirito di Romagna trovai di voi un tal che per sua opera in animo incocito già si bagna e in corpo par vivo ancor di sopra. Allora, ricorderete probabilmente che il canto che abbiamo letto la settimana scorsa si era chiuso
con un ultimo episodio che dava inizio a questo che evolve appunto qua, nel quale Dante, in mezzo alla, insomma, alla ghiacciaia di Cocito, ha visto due teste uscire dallo stesso buco, una delle quali faceva da cappello all'altro, cioè sopra l'altro, e lo stava rodendo. E allora, siccome Dante aveva appena imparato che offrire fama in cambio di informazioni sull'identità dei dannati in quest'ultimo cerchio non gli serve, cogliendo l'occasione di questo odio che nota di un dannato verso l'altro, gli domanda chi è e gli chiede di raccontargli la loro storia, affinché lui, se trova giustificata questa eterna punizione che si aggiunge a quella del ghiaccio, di essere morso insomma nella testa per sempre, e lui avrebbe raccontato Dante la storia, diffamando appunto il nemico di questo qua. Allora, questo canto si apre appunto con la risposta del dannato attraverso questi famosissimi versi. Io, insomma, ho detto all'inizio, prima della lettura, che questo è probabilmente il canto più popolare in Italia, nel mondo in genere. E questo a volte fa sì che nel leggerlo, nell'insegnarlo, diciamo, si cada nella tentazione di anticipare delle cose. Io cercherò di leggerlo nell'ordine in cui, diciamo, di dare delle informazioni nell'ordine in cui Dante ha voluto che arrivassero a noi, e quindi eviterò di anticipare delle cose che probabilmente molti di voi sanno, ma che mi sembra giusto e doveroso cercare di dimenticare un attimo, per vedere quale effetto Dante prevedeva per questo episodio così intenso e così genialmente costruito. Allora, quest'anima, la cui identità non conosciamo ancora, solleva la bocca. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, cioè alzò la bocca dal cibo feroce quel peccatore, forbendola i capelli del capo che gli avea di retro guasto, cioè pulendosi la bocca appunto con i capelli di questa testa che lui aveva rovinato, danneggiato di retro nella nuca. Vi ricordate che nella similitudine che Dante ci aveva offerto nel canto scorso tra Tideo e Melalippo, lui aveva detto che questo peccatore rodeva il teschio e le altre cose, e io in quel momento vi ho detto che queste altre cose erano abbastanza inquietanti, perché sembrava che coinvolgessero materia molle, no? La materia grigia. Infatti il fatto che lui si pulisca con i capelli implica insomma la presenza di carne, di sangue, che, come vedremo, non è, diciamo, minore in un episodio in cui l'argomento del cibo e della sacra sociabilità con la quale lo si condivide si sviluppa lungo l'intero canto, e lo vedremo quando leggeremo il secondo episodio, che è tremendo quanto questo primo. Ma intanto notiamo che come in questo personaggio fin dall'inizio convivono la bestialità, che chiaramente è quella che caratterizza il suo atteggiamento per sempre, quella di star mangiandosi come se fosse un cane che si mangia un osso, di starsi mangiando un consorte, ma come lui interrompa questa bestialità per rivolgersi a Dante in questa eccezionale possibilità che ha di parlare con qualcuno.
il fatto di, insomma, di pulirsi la bocca prima di parlare è appunto sembra un gesto cortese che lui abbia recuperato eccezionalmente per dialogare con Dante. Allora il verso quarto, poi cominciò, cioè dopo essersi pulita la bocca, cominciò, e qui cominciamo a leggere il monologo più lungo dell'intero Inferno, che dura ben 71 versi, e che è, insomma, giustificato non solo dalla tremenda storia che vi si racconta, ma anche dal patetismo del personaggio con cui abbiamo ora a che fare. Inizia allora: tu vuoi ch'io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli. Cioè, lui dice, chiedendomi di raccontarti la nostra storia, e cioè perché lui merita di essere masticato eternamente, tu mi stai chiedendo di rinnovare un dolore disperato che opprime il mio cuore solo col fatto di pensarci, prima ancora di parlarne. Questa dichiarazione che precede la storia che lui racconta ricorda, ma per antitesi, quello che aveva fatto Francesca. Vi ricordate la settimana scorsa io vi ho detto che il fatto che Dante notasse due insieme era già un tratto in comune con quel primo episodio nel quale Dante parla con l'anima di un dannato, quando aveva visto questi due amanti che volavano insieme. E infatti anche Francesca, vi ricordate, quando Dante gli domanda come l'amore aveva concesso loro di accorgersi che erano innamorati, lei, prima di raccontare la loro storia, aveva appunto detto: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sai il tuo dottore. Quindi aveva annunciato che parlarne con Dante sarebbe stato doloroso, come fa qui Ugolino, scusate, vi ho detto chi è, ma lui, insomma, a differenza di Francesca, quello che gli farà male ricordare è un dolore disperato, non diciamo la felicità quando non la si ha più. Questo è un primo contrasto molto importante fra entrambi i personaggi, proprio perché, come vedremo, nel racconto di Ugolino si stabilisce una terribile continuità tra il male del mondo e il male dell'inferno. Infatti, quest'ultimo episodio in cui Dante ha contatto con i peccatori umani è notevolmente un canto in cui non ci sono praticamente riferimenti alla punizione, al ghiaccio, alla sofferenza, ma l'enorme sofferenza che deriva dalla sua lettura riguarda la sofferenza del mondo. E quindi è un canto nei cui due episodi principali è fortemente presente la volontà di Dante di denunciare quello che accade nel nostro mondo e di modificarlo. Poi lo vedremo verso la fine. E infatti è significativo che in questa continuità tra il dolore del mondo e l'inferno ci sia la disperazione. Cioè, qui il personaggio ha detto disperato dolor. Questa parola disperato, insomma, ha chiaramente un aspetto tecnico che riguarda la mancata speranza. La speranza è appunto una delle tre virtù teologali ed è quella che aiuta a sopportare i mali del mondo, con la consapevolezza che essi, come ogni cosa del mondo, avrà fine, e che se la morte trova sé e gli altri in pace con Dio, quello che attende è invece la gioia. Questa disperazione, ora vedremo che, insomma,
sarà condizione di quello che accadrà. Allora, così come Francesca, dopo aver dichiarato che ricordarsi del tempo felice nella miseria sarebbe stato doloroso per lei, ma poi aveva detto: ma se per te è così importante, ma se a conoscere la nostra radice tu hai con tanto affetto, dirò come colui che parla e dice, no? E quindi Francesca, nonostante questo dolore che gli avrebbe provocato il dialogo con Dante, aveva detto: ma se per te è così importante, io parlerò e piangerò insieme. E lui invece, al verso settimo, dice questo: ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor chi rodo, parlare e lagrimar vedrà insieme. Cioè, mi farà, tu vuoi che io rinnovi il dolore disperato di allora, ma se le mie parole possono seminare infamia al traditore che io mi sto rodendo, vedrai che piango e parlo insieme. Va bene? Allora, mentre Francesca, diciamo, aveva consentito a parlare di qualcosa che comunque mi sarebbe stato di peso per empatia con Dante, questo personaggio invece orrendo e lo farà per odio. Cioè, quello che vuole è che nel mondo si sappia che razza di personaggio è quello che lui si sta rodendo. E vedete che lo chiama traditore. Noi sappiamo che siamo nel nono cerchio, per cui tutti i personaggi che sono lì sono traditori. Anche lui lo è, anche lui lo è. Ma nel suo lungo discorso non farà alcun cenno alla propria colpa. E infatti poi vedremo che sarà il Dante poeta a ricordarci la sua condizione. Allora, il verso decimo continua: io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io todo. Cioè, non so chi sei né attraverso quale via sei venuto qua giù, quindi quest'anima ha subito capito che Dante è vivo, e infatti Dante gli ha offerto di ricambiare l'informazione con infamia nel mondo, quindi sa che è destinato a tornare al mondo. Non gliene frega niente di questo fatto del tutto eccezionale, ma ha notato dalla pronuncia di Dante che è fiorentino, e questo gli serve, non è che gli interessa perché gli interessa la biografia di Dante, ma perché vuole arrivare subito al sodo. E quindi dice: visto che sei fiorentino, non ti devo raccontare, non ti devo mettere un po', insomma, al corrente della situazione, vado subito a raccontarti che cosa mi fece questo. E quindi al verso 13, velocemente, si presenta: tu devi sapere chi fu il conte Ugolino, e questo è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino. Cioè, per te ti basta sapere che io fui il conte Ugolino e questi, la cui testa mi sto rodendo, è l'arcivescovo Ruggeri. Ora quello che ti dirò è perché io mi comporto con lui in questo modo. Va bene? Allora, Ugolino della Gherardesca era un nobile pisano, signore di Pisa durante diversi anni del decennio dell'80, del 200 chiaramente, che aveva insomma fatto diversi tradimenti politici. È difficile scegliere tra tutti questi quali sono quelli che li ha mandati lì, perché fece tradimento del partito politico, ma anche di Pisa, della patria. Ed era stato tradito a sua volta da questo arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini, che era stato arcivescovo di diversi posti e infine di Pisa, appunto, che aveva, diciamo, organizzato una ribellione nel 1288 contro, appunto, Ugolino, l'aveva incarcerato e l'aveva
fatto morire dentro una torre a Pisa. Questo è quello che Dante dovrebbe già sapere, perché fiorentino, e che dovrebbero già sapere i suoi lettori quando vengono nominati questi personaggi. Notate che al verso 13 Ugolino, nel presentare se stesso, lo fa in passato, i fui conte Ugolino, cioè si presenta con l'identità che aveva in vita, come se ormai non fosse più la sua, come fanno molti delle anime, non solo dei dannati, ma che invece per presentare Ruggeri ne parla al presente, come se il personaggio, il suo avversario odiato eternamente, si sia congelato appunto nella sua anima con l'identità che ebbe in vita e con il tradimento che fece nei suoi confronti. E al verso 16, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Cioè che per l'effetto del suo pensiero cattivo, questi mai pensieri sono tecnicamente importanti, perché l'ho ricordato la settimana scorsa a proposito del problema di Gianciotto Malatesta. Dobbiamo sempre ricordare che i traditori sono dei fraudulenti, e che quindi agirono con deliberazione, pensando, organizzando prima il tradimento. Quindi a causa dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, ecco l'aggiunta che rende più grave il tradimento rispetto della frode semplice, cioè approfittandosi della mia fiducia in lui, che io fossi preso e poscia morto, e dopo morto non è necessario dirlo. Cioè, se sei fiorentino la conoscerai questa storia di Pisa, però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai sei mio offeso. E perciò, visto che questo lo sai già, udirai, e sto cambiando l'ordine per mettere un po' di chiarezza qua, perciò udirai quello che non puoi aver sentito, aver conosciuto, cioè come la mia morte fu crudele, e saprai quello che mi hai chiesto prima, cioè se lui mi ha veramente offeso. Va bene? Finora, non so se avete notato, Ugolino sta parlando in prima persona del singolare. Fidandomi di lui, io fossi preso, la morte mia, va bene? Notiamolo, notiamolo intanto, perché come vi dicevo l'altra volta, questo Ugolino è amato da molti lettori, e io cercherò di trasmettervi invece che non se lo merita di essere amato. Però ho cercato di fare la stessa cosa con Francesca, che è chiaramente una peccatrice molto meno grave, è proprio nel bordo superiore dell'inferno, quindi possiamo anche provare una certa simpatia nei suoi confronti. Questo personaggio, a mio avviso, Dante non ha voluto che non lo amassimo, però è una mia interpretazione che mi permetto di condividere con voi, sempre chiarendovi che non c'è una bibliografia autorevole su questa cosa. Allora, al verso 22, e ricordiamo anche, perché ci aiuterà poi a interpretare il verso 75, famosissimo, travagliatissimo, soprattutto in Argentina, perché Borges gli ha dedicato un intero saggio dantesco. Ricordiamo questo: quello che Dante ha chiesto a Ugolino è di raccontargli, insomma, perché questo arcivescovo Ruggeri si merita di essere masticato eternamente. E Ugolino ha appena promesso, nei versi che abbiamo letto, che quello che gli racconterà è come è stata crudele la sua morte. Va bene? Allora andiamo avanti, verso 22.
breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame, e che conviene ancor che altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quand'io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Allora, un breve foro, un pertugio, dentro dalla muda, che era la torre che oggi si chiama dei Gualandi, che allora si chiamava la muda, probabilmente perché ci andavano a mudare gli uccelli, mudavano, cioè cambiavano le penne, le piume, la quale quasi si vanta qui Ugolino, per me ha il titolo della fame, cioè a causa di quello che accadde a me, si chiama oggi Torre della Fame, e che capiterà ancora che rinchiuderà qualcun altro, cioè che continuerà ad usarsi per questo terribile scopo. Questa è una brevissima profezia, l'abbiamo notato anche nel canto scorso, attraverso la quale un personaggio, sapete che i dannati possono vedere il futuro, quindi sta dicendo questa terribile Italia divisa e violenta continuerà a fare vittime. Questo non finisce qua, no? Allora, attraverso questo pertugio avevo visto, verso 25, mi aveva già mostrato attraverso il suo foro, sempre a me, per me, sempre al singolare, va bene? Più lune già, quindi ero stato incarcerato da alcuni mesi, quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame, cioè quando io ebbi questo incubo che mi develò il futuro. C'era una tradizione nell'antichità e nel Medioevo secondo cui i sogni fatti prima dell'alba sono veritieri, sono profetici oppure sono indicativi di qualcosa che veramente sta succedendo. Ne abbiamo parlato, non so se vi ricordate, quando abbiamo letto il canto 26esimo dell'Inferno, la prima parte, prima dell'episodio di Ulisse, dove Dante fa un'invettiva contro Firenze e dice: ma se è vero che se è vero quello che prima del mattino si sogna, cioè, e fa una profezia sulla futura punizione di Firenze. Quindi, perché vi dico questo? Perché il lettore medievale a cui Dante si rivolgeva dava per scontato che questo sonno era veramente profetico, perché, come ora dirà Ugolino, lo fece prima dell'alba. Allora, il verso 28 racconta il sogno. Questi, cioè quello che mi sto mangiando, cioè l'arcivescovo Ruggeri, questi pareva a me maestro e donno cacciando il lupo e i lupicini al monte perché i pisan veder lucca non ponno. Cioè, mi appariva in sonno, in sogno, diciamo dentro questo sogno, l'arcivescovo Ruggeri che cacciava un lupo e i lupicini. Questa è la prima volta che nell'episodio appare velatamente l'argomento che sarà centrale in questo primo episodio, che è quello dei figli. Appare velatamente, no? Come i lupicini. Lo stavano cacciando, cioè l'arcivescovo Ruggeri, nel monte a causa del quale i pisani non possono vedere Lucca, il monte Pisano San Giuliano, che divide appunto le due città che sono molto vicine. Vedete che qui sembra Dante di aver voluto enfatizzare un topico che era già nell'espressione di Ugolino, per chi son cotal vicino, e cioè appunto la vicinanza che dovrebbe creare armonia, no? E che invece la condizione tremenda dell'Italia divisa
porta all'odio, no? I vicini. Allora, sta raccontando il sogno al verso 31, con cagne magre, studiose, punte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. E, come ogni sogno, chiaramente è simbolico. Secondo i commentatori antichi, queste cagne magre, veloci e allenate, rappresentano il popolo minuto che si era unito appunto all'arcivescovo Ruggeri nel tradimento politico a Ugolino, e invece i tre cognomi, Gualandi, Sismondi e Lanfranchi, erano importanti famiglie ghibelline che si erano anche loro associate al popolo minuto e all'arcivescovo. Allora, insieme a questi, il soggetto è sempre questi, cioè l'arcivescovo, si era messo dinanzi dalla fronte, cioè capeggiava la caccia. In piccio il corso mi parieno stanchi lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea loro veder fender li fianchi. Cioè, dopo una piccola corsa, io vidi che erano stanchi il padre e i figli. Vedete che ora nel racconto di Ugolino si umanizza il rapporto di quelli che prima erano lupi, il lupo e i lupicini, annunciando in un modo sempre più vicino l'argomento centrale del suo episodio, e con le scanne acute mi appariva che come loro già stavano ferendo i fianchi dei lupicini e del lupo. Quindi è un sogno chiaramente angoscioso, dove Ugolino non appare lui stesso, ma lui fa questo sogno rinchiuso in una torre dall'arcivescovo Ruggeri, e in pratica sogna che l'arcivescovo gli lancia delle persone e dei cani affamati che cominciano già a prenderlo, no? E quindi, sebbene lui non abbia ancora parlato dei figli, nel sogno i figli sono apparsi. E infatti ora ci racconterà una cosa che aveva dimenticato di dirci, raccontando tutto in prima persona. Per me si chiama la Torre della Fame, io avevo visto più lune già, lui mi tradì, va bene? Ora capiremo che lui era rinchiuso non da solo, bensì con i figli. Al verso 37 continua sempre a parlare Ugolino. Quando io fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figlioli che erano con meco, e dimandar del pane. Cioè, quando io mi svegliai prima dell'alba, sentì che i miei figlioli che erano con me piangevano nel sonno e domandavano da mangiare. Ah, grazie, adesso sappiamo che c'erano anche i figli, no? E la cosa diventa davvero molto spaventosa. Questi sono i soli bambini di tutta la Divina Commedia, e adesso vediamo come sono trattati da Dante, che è davvero commovente. Vi voglio dare speranze, ci saranno anche i bambini in paradiso, ci saranno i bambini in paradiso, ma non sapremo i loro nomi, e probabilmente ci sono questi qua, quando Dante li vede tutti i bambini in paradiso. Allora, quello che sta accadendo è che Ugolino ebbe un sogno che gli sembra profetico sulla propria morte, quella dei figli, e anche i figli evidentemente stanno sognando qualcosa, se si lamentano in sogno, e probabilmente loro ebbero un sogno che riguardava la fame, nel dormiveglia, prima di svegliarsi, domandano del pane. E qui Ugolino interrompe la narrazione per coinvolgere direttamente Dante nella sofferenza della sua storia, e quindi al verso 40 lo interpella così:
ben sei crudel, se tu già non ti duoli pensando ciò che il mio cor s'annunziava. E se non piangi, di che pianger suoli? Cioè, sei davvero crudele, se non provi dolore nel pensare quello che il mio cuore già intuiva. E se non piangi di questo, di che cosa piangi? Vi ricordate la settimana scorsa, a proposito dell'intervento di qualcuno di voi, io avevo accennato al fatto che il topico del pianto è molto importante in questo nono cerchio. Vedremo poi un personaggio che addirittura chiede a Dante di liberarlo dal ghiaccio che ha negli occhi per poter sfogare le lacrime, almeno un attimo in mezzo all'eternità. E questo personaggio, Ugolino, poi vedremo, adesso ci racconterà che in tutto questo episodio di dolore disperato non ha pianto, ma ora, mentre lo racconta, chiede a Dante, anzi praticamente gli esige di piangere. Al verso 43 riprende Ugolino la narrazione. Già eran desti e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere adotto e per suo sogno ciascun dubitava. Cioè erano già svegli e si avvicinava l'ora in cui di solito ci era portato il cibo e a causa del proprio sogno ognuno dubitava, cioè temeva che quel giorno non gliel'avrebbero portato. E io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso ai miei figliuol senza far motto. E io sentii che chiavavano la porta di sotto dell'orribile torre, per cui io guardai nel viso, agli occhi, i miei figliuoli senza dire una parola. Quindi lui come adulto capì che effettivamente li avrebbero fatti morire di fame. E al verso 49, io non piangea, sì dentro impetrai, piangeva Nelli, e Anselmuccio mio disse, tu guardi sì padre, che hai? Allora, qui lui confessa appunto di non aver pianto, e questo, diciamo, vedremo che più avanti lui lo giustifica, e la gente che ama Ugolino pensa che sia così, che lui diciamo si trattiene dal piangere per non rendere più tristi i figli, è una lettura legittima, possibile. Io invece credo che la mancanza di pianto di Ugolino sia da collegare a questo aggettivo disperato con cui aveva confessato che era il suo dolore, perché il pianto è quando si è in vita, chiaramente, non nell'inferno, e lo sarà anche nel purgatorio ovviamente, e ha questo potere di remissione. Cioè, io vorrei condurvi un attimo, visto che noi siamo, diciamo, indipendentemente dalle nostre credenze individuali, apparteniamo a un mondo più laico, in genere, diciamo, quando si legge questo canto oggi e si valuta l'atteggiamento di Ugolino in questa situazione che per lui è disperata, si tende a pensare, vabbè, che ci poteva fare? E invece io credo che se noi facciamo lo sforzo di spostarci nell'ottica cristiana di Dante, che poteva pregare, no? Cioè poteva pentirsi, evidentemente non l'ha fatto se è nell'inferno. Poteva rassicurare i figli che avevano davanti dei giorni terribili, ma che tra un po' sarebbero stati tutti, o almeno i figli, in un bellissimo posto. Credo che la disperazione qui stia connotando il personaggio anche di questa non accolta possibilità che Dio gli ha dato di pentirsi, avendo saputo che sarebbe morto qualche giorno dopo. Pensate che è tradizionale, a differenza di quanto accade oggi nella maggior parte dei nostri contemporanei, in cui
quasi tutti preferiscono di morire di infarto senza venire a conoscenza, di avere una morte, insomma, indolora e inconsapevole. Nel Medioevo la gente pregava di avere una morte lenta per aver tempo di pentirsi di ogni peccato e di mettere tutto in ordine prima di raggiungere Dio. A Ugolino è stata data questa possibilità, ma chiaramente non l'accolse se è nell'inferno. Allora, torniamo a tutto questo a proposito del fatto che lui non piangeva. Forse gli sarebbe andata diversamente se avesse pianto, no? Io non piangea, sì, dentro impetrai, cioè così di pietra ero diventato dentro. Anche questo è importante. Poi vedremo quando leggeremo il Purgatorio l'anno prossimo che la pietra, come anche abbiamo osservato nel caso dell'eresia e nel caso della simonia, la pietra è in Dante metafora appunto di durezza, di incapacità di riflettere, di tornare su se stessi e di lavorare, di migliorare, no? Lui era di pietra dentro, perciò non ha pianto. Loro piangevano, i bambini invece piangevano. Qui inizia un contrasto enorme tra l'atteggiamento dei bambini e quello del padre. E Anselmuccio mio, qui nomina il primo dei figli, disse: tu guardi, sì, padre, che hai? Cioè lui si parla, eh? Ugolino cade in un silenzio che non, insomma, probabilmente è interrotto solo ora, tanti anni dopo, nel dialogo con Dante, eh? Ma lui, dopo che fa questo sogno, non dice una parola ai bambini. È tutto silenzio fino alla morte. È davvero agghiacciante, non a caso è nel ghiaccio. Allora al verso 52, perciò non lagrimai né risposi io tutto quel giorno nella notte appresso, infinché l'altro sol nel mondo uscio. Perciò, cioè, perché, e questo perciò è un po' ironico, e lui sta dicendo: perché mio figlio mi disse questo, io non piansi né risposi tutto quel giorno nella notte successiva, si capisce che erano svegli dalla fame, finché il sole non uscì nel mondo, cioè fino all'altro giorno. Vedete come questo che vi dicevo prima della contiguità tra il mondo e l'inferno, lui dentro la torre, che chiaramente è a Pisa, è nel mondo, si sente già nell'inferno. Quindi dice che il sole esce nel mondo, come se la torre fosse già parte della punizione divina. E al verso 55, come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi. Allora, non appena entrò un po' di raggio del sole nel carcere doloroso e io intravidi, cioè vidi attraverso i quattro visi il mio stesso aspetto, mi morsi le due mani per il dolore. Intanto veniamo ora a sapere che sono quattro i bambini, va bene? Ma poi, e questa è la cosa che per la prima volta quando io lo lessi mi ha molto fatto arrabbiare con Ugolino, e sono versi che notevolmente non sono stati almeno tradizionalmente interpretati come io li interpreto, però visto che ci stiamo per congedare quest'anno mi permetto di condividere con voi questa riflessione. Cioè, questo è il momento di maggior disperazione di Ugolino. Si morde le mani. E perché? Perché? Perché usa i figli come specchio. Cioè, quando lui, ovviamente non ci sono specchi nella torre, vedendo i visi chiaramente smunti dalla fame dei figli, ma lui non si morde le mani per i figli, si morde le mani perché si riflette, immagina, mamma mia, come sarò io, e qui si morde le mani. Si può mai vedere un padre così egoista e snaturato, narcisista? Vabbè, finita la digressione catartica,
continuiamo. E loro, al verso 59, ed ei, pensando che olfessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Allora i bambini, pensando, dice lui, che io mi mordessi le mani per fame, per voglia di mangiare, si levarono, chiaramente prima erano distesi per le mancate forze, si misero in piedi o forse, insomma, seduti. Di subito si levarono e dissero: padre, ci sarebbe molto meno dolore se tu mangi noi. Tu hai vestito queste nostre misere carni, spogliale tu. Beh, in contrasto con questo grande egoismo del padre, i figli sono di una generosità davvero enorme. E non a caso questa offerta che loro fanno è una citazione delle parole di Giove al Signore: carnibus vestisti me. Non sarà la prima delle parole bibliche che risuonano nella voce dei bambini. Sembra quasi che Dante, in un mondo di lotte intestine, violente, di adulti che non si prendono cura dei figli, abbia voluto caratterizzare di un'innocenza davvero santa questi bambini. Allora, al verso 64, quetammi allor per non farli più tristi. Lo di e l'altro stemmo tutti muti, ai dura terra, perché non t'apristi. Cioè, allora io smisi di mordermi le dita per non farli più tristi. Quello stesso giorno e quello successivo stemmo tutti muti e lui esclama adesso: ai dura terra, perché non t'apristi, perché non fu sufficiente questo dolore per ammazzarci tutti e siamo dovuti andare avanti in vita qualche giorno ancora. Dal verso 67, poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti. Allora, una volta che siamo arrivati al quarto giorno, Gaddo, ecco, lui ne nomina qua uno dei, il secondo e l'ultimo dei quattro bambini che nominerà, Gaddo, mi si gettò ai piedi disteso dicendo: Eli Eliam Sabachthani. Cioè, questa è la citazione veramente del terzo pater, no? Del discorso di Cristo nella croce. E quindi è una cosa molto notevole, no? Perché per Dante mettere in bocca di qualcuno le parole di Cristo in un momento così solenne, ultimo, intenso, e chiaramente sta parlando, diciamo, della santità di questi bambini, dell'ingiustizia della loro morte e chiaramente della gravità della colpa di chi li ha ammazzati. Al verso 70, qui vi morì. E come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno tra il quinto dì e il sesto, ond' io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai poi che fur morti, poscia più che il dolor poté il digiuno. Allora Gaddo, dopo avermi detto: padre mio, perché mi hai abbandonato, no? Perché non mi aiuti, morì. E di nuovo Ugolino tenta di rendere molto drammatico, presente a Dante, la sua storia. Come tu mi vedi, io vidi che morivano gli altri tre ad uno, tra il quinto giorno e il sesto, per cui io, già cieco, chiaramente dalla fame, mi diedi a brancolare sopra ciascuno, quindi a camminare cieco, a testarli, e due giorni li chiamai poi che fur morti. Cioè, lui chiaramente sopravvive ai bambini, essendo più grande di due giorni,
non ha detto una parola mentre erano vivi, adesso li chiama quando sono morti. E poi al verso 75, dopo più che il dolor poté la fame. Questo verso 75, che probabilmente voi avete trovato riccamente commentato nelle note delle edizioni moderne, era stato tradizionalmente letto, tranne che per un commento che non ha fatto poi tradizione, ma i commentatori antichi, che sono quelli che di solito chi di noi intende fare una lettura filologicamente accettabile accetta e cerca di imparare da essi, i commentatori antichi avevano capito che questo verso voleva dire quello che non aveva fatto il dolore, cioè ammazzarmi, lo fece la fame. Quindi, secondo la lettura tradizionale, questo verso 75 vuol dire che in quel momento, due giorni dopo, lui morì, che è infatti coerente con quello che io vi ho chiesto di insomma ricordare, cioè che lui, quello che aveva promesso a Dante, era appunto che gli avrebbe raccontato come fu crudele la sua morte. C'è stato un commentatore antico che poi è stato riscattato e fortemente avvalorato dai romantici nell'Ottocento, che aveva letto in questo verso la confessione di Ugolino di essersi mangiato i cadaveri. Nell'Ottocento sapete che il romanticismo ama il macabro e quindi questa tesi si fa avanti con molta forza, e infatti è chiaramente l'interpretazione che condivide il nostro primo traduttore argentino della Commedia, Bartolomé Mitre, traduce questo verso in modo che esso voglia dire solo quello, y el hambre sofocó mis sentimientos, che chiaramente non si può leggere che altrimenti, no? Cioè, come ho accennato brevemente, Borges dedica un saggio, Il falso problema di Ugolino, uno dei 9 saggi danteschi, a questo verso, e come al solito dice, insomma, cose che interessano a lui sulla letteratura, ma è a mio avviso il saggio più interessante dei saggi di Borges, quindi vi invito a leggerlo. Lui ha una posizione, una poetica molto distante chiaramente da quella di Dante, ma siccome considera che la letteratura è fatta del materiale dei sogni, e nei sogni, a differenza della realtà, non esiste il principio della contraddizione, le cose possono succedere e non succedere nello stesso tempo, e Borges appunto quello che dice è che, diciamo, nell'episodio di Ugolino, Ugolino mangia e non mangia i bambini, che così lo sognò Dante, così lo sogneranno le generazioni, perché appunto, secondo Borges, le cose possono accadere e non accadere nella letteratura. Non credo che sia una nozione di letteratura che Dante sottoscriverebbe, ma lo trovo comunque interessante, perché qui è un personaggio che parla, e noi siamo stati allenati a diffidarci dai personaggi dannati, e quindi non è del tutto da scartare l'ipotesi che il Dante scrittore abbia messo in bocca di Ugolino una ambiguità voluta che in qualche modo rappresenta la sua strana psiche. Allora, al verso 76, sono finite le parole di Ugolino. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti, che furo all'osso come d'un can forti. Cioè, una volta detto questo,
Riprese il teschio con gli occhi storti, cioè perché continua chiaramente a voler guardare Dante, però si sta già riprendendo il teschio con i denti che furono all'osso come quelli di un cane, cioè forti come quelli di un cane. Quindi finita questa parte di parlata umana, riprende la bestialità eterna. Cui è destinato Ugolino. E quindi Dante, prima di riprendere, il Dante poeta, prima di riprendere la narrazione, lancia un'invettiva contro Pisa, ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese, laddove il si suona, poiché i vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgone, facciano siepe ad armi sulla foce, sicché li annieghi in te ogni persona. Ai Pisa, vituperio, cioè vergogna, insulto per le genti dell'Italia, nominata attraverso questa famosissima perifrasi, il bel paese laddove suona il sì. Sapete che le lingue antiche si classificavano a seconda di come si diceva sì, perciò Languedoc, no, la lingua doc, il provenzale, la lingua d'Oil, la lingua del sì era appunto l'italiano. Visto che i vicini sono lenti a punirti, che si muovano la Capraia e la Gorgona, che sono due isole del Tirreno, vicine alla foce appunto dell'Arno, e facciano siepi ad Arno sulla foce, cioè coprano, impediscano passare l'acqua, in modo che ogni persona anneghi in te. Cioè, vedete quanto Dante si è arrabbiato nei confronti di Pisa, di questa città che ha permesso che i figli bambini soffrissero le conseguenze dei misfatti degli adulti. E infatti al verso 85 giustifica questa invettiva, che se il conte Ugolino aveva voce di aver tradita te delle Castella, non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Cioè, già che se il conte Ugolino era famoso per aver tradito te, Pisa, nelle Castelle che aveva venduto, tu non dovevi porre in questa croce i bambini. Di nuovo, chiaramente, questa metafora della croce annuncia, insomma, suggerisce l'analogia con Gesù Cristo. E al verso 88, innocenti facea l'età novella Tebe, Lucione il Brigata e gli altri due che il canto suso appella. Cioè l'età novella, la giovinezza, l'età breve, li faceva innocenti questi figlioli, o novella Tebe. Vi ricordate che attraverso questa analogia di Tideo e Menalippo con Ugolino e Ruggeri, avevamo detto che si introduceva il topico di questa città in cui i figli nascono già destinati all'infelicità per colpa dei misfatti dei genitori. Proprio perciò, appunto, Dante chiama in un vocativo Pisa Nuova Tebe, e vedete perché io vi dico che secondo me Dante ha voluto che noi non giudicassimo positivamente Ugolino. Ugolino aveva detto che era stato rinchiuso con i quattro figli, ma ne aveva nominati solo due, e Dante è come se facesse giustizia mettendo il nome degli altri due, Uicione il Brigata, e gli altri due che il canto nomina prima, come dicendo: se il padre non ha avuto la delicatezza di trattarli con uguaglianza, io voglio che tutti e quattro restino nel mio libro con i quattro nomi, per ricordare che cosa terrificante produce l'odio tra i vicini. Allora, visto che è finito questo episodio, vi suggerisco di fare ora le domande o i commenti che avete da fare, poi riprendiamo la lettura dal verso 91. Sì, Leonor, prego. Buenas tardes.
Dos cosas. Empiezo por la última. Yo interpreté, pero acuérdense que yo es la tercera vez que lo leo, pero la primera vez que la leo en serio, que cuando él dice que el hambre, la frase que acabas de decir, que el hambre, più che il dolor potei digiunar. Ahí está. Yo pensé que había podido llorar, porque viene diciendo que no evité sollozar, o sea, yo lo tengo en castellano, y todo lo que dijiste sobre el llanto. Scusate, io mi interrompo perché dalla traduzione mi parece tan mala. Es una traducción que yo tenía desde hace años y que es, he descubierto que en realidad es una traducción al castellano de la que hizo el hermano de Carlyle, porque encontré que el prólogo es de Carlyle, o sea, traducido al castellano. Entonces yo creo que es alguien, pero oyéndolo en italiano, voy viendo que es casi textual, no agrega nada, no cambia estas cosas de Bartolomé Mitre, no interpreta. Pero en el mío dice que él había evitado llorar, dice un poco adelante. Lui prima dice che non pianse perché era di pietra dentro. Sì. E poi dice che quando i bambini gli dicono mangiaci le carni, aggiunge io non lacrimai né parlai. No? Claro. Sì. Non so perché io sentì che ese personaggio tan duro, io non lo había interpretato tan duramente come Claudia. O sea, io le tengo, bueno, perché uno viene de más atrás, ¿no? De una cierta compasión por este monstruo, por este hombre. Bueno, esa era una que es la última que se me ocurrió ahí, que él no había pensado. Lo que yo quería preguntar desde el principio... Bene, scusate, vado, sí. vado in ordine con le risposte. Sí. Quando uno, è inevitabile quando uno sta leggendo Dante che interpreti moltissime cose, perché forse è il testo più stimolante a riflettere, anche a coinvolgere la storia propria, no? Mentre uno sta leggendo. Ma per confermare queste ipotesi che a uno vengono in mente, quello che bisognerebbe fare, se a uno interessa la verità del testo, no? Uno può rimanere con la propria idea. E andare avanti così, non, chiaramente non c'è alcun vizio in questo, solo che il mio compito è quello di cercare di ricondurre a quello che il testo può aver voluto dire, quello che bisogna fare, questo che vi dicevo prima, cioè che è implicito nel mio commento di prima, bisogna leggere tutti i commenti per vedere se qualcun altro ha visto questo. Non vuol dire che diciamo sia impensabile che oggi a qualcuno può venire l'interpretazione giusta senza che nessuno l'abbia detto prima, è una cosa che può capitare, ma in genere tra i dantisti quando capita una cosa del genere è molto più difficile da giustificare, perché se 7 secoli di lettori non l'hanno visto, beh, bisogna vedere. Poi di nuovo quello che cioè Ugolino finisce lì, nel verso 75, sì, e aveva detto a Dante che avrebbe raccontato come era stata la sua morte. Sì. Quindi avanzare un'ipotesi diversa è difficile, bisogna appoggiarla molto bene attraverso lo studio delle fonti, dei commenti, della bibliografia, dell'intera commedia, chiaramente, no? Perché come avrete notato, Dante ha un controllo veramente stupefacente di come usa ogni singola parola o frase in diverse parti del poema, che vanno arricchendo e chiarendo i significati. Quindi è un'ipotesi interessante, ma che io sappia non è mai stata detta, allora insomma... No, antes de decir la otra, che è la che mi importa e non le quiero sacare il tempo a todos, es que cuando hablabas recién yo dije, pero claro, pero es que cada uno lee según su nivel de competencia. O sea, yo no he leído bibliografía sobre el llanto. Esto es lo que yo interpreto. Y además, posiblemente porque a mí Ugolino no me cae tan mal. Yo nunca había pensado lo que has dicho de que no se arrepiente, de que no reza. Nunca lo pensé. Entonces, hay una cierta simpatía. Entonces yo pensé, pobre Ugolino, ahora pudo llorar, pero es el límite de mi competencia, yo no quiero decir, eso es lo que yo pensé. Pero lo que sí me importa,
es esa cosa, ese recurso que a mí me parece extraordinario, que dice al principio diciéndole, te voy a contar algo que no sabés, ¿no? Te voy, él le dice, me verás, voy a contarte, no debes haber oído nunca cuán cruel y dura fue mi muerte. Obviamente Dante lo sabía, si no lo hubiera sabido no lo puede contar. O sea, obviamente... No, un attimo. Lì sì, diciamo, è doveroso fare un chiarimento metodologico. A ver. Il personaggio di Dante è molto complesso, perché è un personaggio che sta scrivendo un poema sulla base di quello che ha ascoltato durante il suo viaggio nell'aldilà. E nell'infierno, quando, claro. Perciò, la critica di solito distingue tra Dante autore e Dante italiano. Ah. E Dante, qualcuno ha messo in italiano, non so perché. Allora, io credo di star parlando in italiano. Allora, di solito si distingue tra il Dante autore, il Dante pellegrino, o il Dante autor, il Dante viator, proprio perché il Dante che racconta la storia certamente sa tutto quello che gli è stato raccontato e quello che ha visto. Ma il Dante pellegrino, che in realtà è lo stesso qualche anno prima, quando incontra Ugolino, non sa quello che Ugolino gli racconterà. Quindi, quando Ugolino gli dice, tu devi sapere che io sono stato rinchiuso, ma ora ti racconterò quello che finora è un segreto, perché è una storia che è morta con noi, con i bambini e con me. Per cui approfitto che tu ci sei, così te lo racconto e lo dici nel libro. È una strategia che è comune a molti canti dell'inferno. Sì. Vi ricordate per esempio Guido da Montefeltro? Lui morì in un convento francescano e Dante lo trova dannato. Sì. E quello che gli racconta è come peccò, per spinto secondo lui da Bonifacio VIII, per cui alla fine andò a finire lì. È come se Dante portasse, come se fosse, diciamo, un giornalista inviato nell'aldilà affinché porti nel mondo le notizie che nel mondo non ci sono. Certo, il Dante che scrive lo sa già, claro, perché Ugolino gliel'ha raccontato. Dante lo tiene, sí, pero entonces, perdón, es que me expreso mal en castellano. Yo lo que digo es que ese es un recurso de Dante, poeta, para introducir el cuento de Ugolino. Diciendo, ah, va bien. Tú no lo sabes, perdón, eso es lo que yo quería decir. Es capito. Un recurso extraordinario. Porque certo, Dante, certo, sí, gracias. Diciéndole, esto vos no lo sabés, te lo voy a contar yo por primera vez. Sí, lo sí, otro sí. Que me pareció extraordinario, literariamente estoy hablando desde el punto de vista de los recursos que usa un autor, es que a partir de acá no cuenta nada cómo se murió Ruggeri, no cuenta cómo Ruggeri llega al infierno a que el otro le coma la nuca. No, bueno, certo, pero ma Ugolino, a Ugolino no gliene frega niente di nessun altro. Que comerle la nuca a Ruggeri, para eso está ahí. No, è fantastico. È terribile perché chiaramente si vede che, diciamo, se come lui stesso ha detto, ricordare un dolore disperato è terribile, starsi mangiando il proprio nemico, il proprio omicida eternamente, fa sì che lui lo ricordi eternamente. Così claro. Come avevamo detto che Francesca, quando dice non c'è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, beh, uno è portato a pensare che il fatto che voli insieme a Paolo eternamente è una punizione che si aggiunge a quella della bufera infernale che, diciamo, punisce tutte le anime. Perché essendo accanto a lui eternamente, ricorda eternamente i tempi felici. Non può dimenticare, come neanche Ugolino, cioè come se l'odio, no? E la mancanza di pianto che avrebbe potuto lavare quest'odio, che modifica lui, perché questa è la cosa terribile, che lui è centrato nella crudeltà del nemico,
sì, che non capisce che quest'odio verso il nemico modifica lui. È una cosa che Dante chiaramente ci vuole insegnare per la vita, cioè che le persone che ci fanno male, non, la loro vittoria ultima è quella di farci diventare le persone che non vogliamo essere. E in Ugolino questo va al di là della vita, perché continua a rodersi questo qua, cioè non ha avuto la capacità di pensare ai propri peccati, che chiaramente esistettero e furono terribili se lui è lì, perché Dio non sbaglia dove manda le anime. Invece di pensare a questo, è talmente fissato nell'odio del suo rivale che non si pente, non si salva, ed è addirittura destinato a rodere il teschio del nemico per sempre. Cioè, sembra che, cioè, la cosa scontata è che per Ruggeri questo sia un contrappasso che si aggiunge a quello comune a tutti, ma a mio avviso è anche un contrappasso per Ugolino stesso. Non credo che gli dia alcun piacere quello di starsi mangiando eternamente il teschio del nemico, onestamente. Penso che lo fissi ancora per sempre al ricordo disperato. Claro. Sì. Grazie. In questo sentito, in questo senso, anche il poscia più che l'amor poter il digiuno si lega sempre al discorso di mangiare cose che non si devono fare, mangiare i propri figli. Io credo, io Dante l'ho studiato tantissimi anni fa, l'ho rifatto sempre e l'ho sempre sentito interpretare così. È una cosa molto, fa parte dell'efferatezza del canto, cioè una cosa molto terribile, ma... Lei dice che l'ha sempre, quando l'ha studiato anni fa, l'ha studiato come se questo verso fosse, diciamo, volesse dire che lui si è mangiato i figli. Sì, tradizionalmente sì, perché fa parte di tutta la cattiveria della situazione. Certo, della, però permettetemi ancora, io dico sempre, il nostro compito docente è molto difficile perché in genere... Sì, poi ammetto che ci siano altre versioni, per carità, non è che... No, certo, però vorrei ricondurre questo suo commento, che ringrazio, perché credo che molti si siano, diciamo... identificati in questo suo commento, vorrei ricondurlo alla storia dell'interpretazione, perché individualmente ognuno di noi di solito è portato ad affermare la prima interpretazione o la prima comprensione che ha di un fatto o di un testo. Questo rende molto difficile per noi docenti la lettura di Dante con persone che l'hanno già studiato, l'hanno capito in un modo. È doveroso comunque, se noi vogliamo capire meglio Dante, no? È doveroso pensare che se lei a scuola o all'università l'ha studiato con questa interpretazione dell'antropofagia, non è un caso, e non parla necessariamente della verità del testo, bensì del fatto che l'interpretazione romantica dell'Ottocento, che ha privilegiato questa cosa, è durata molto tempo nella divulgazione educativa di Dante. Ma se noi prendiamo la storia del testo e la storia dell'interpretazione del testo e diamo, come di solito io cerco di trasmettervi che bisognerebbe fare, diamo più importanza ai commenti antichi di quella che concediamo ai commenti moderni, che è, diciamo, l'ABC metodologico della dantistica, beh, nei commenti antichi la stragrande maggioranza dei commentatori pensavano che quel verso voleva dire mi uccise la fame, il dolore non l'aveva potuto fare. Solo un commento antico parla di questa possibilità, che è stata, come vi dicevo, recuperata nell'Ottocento. Non è casuale come uno legge, perché uno legge accompagnato da docenti, da commenti, eccetera. Ma spesso, diciamo, io non ho un parere su questo verso 75,
ho cercato di proporvi il problema oggettivamente come gli studiosi di Dante se lo pongono. Ma mi è capitato molte volte di dover correggere una cosa che io avevo capito, moltissime volte. Io sono più di 20 anni che studio Dante e mi è capitato proprio qualche mese fa di aver capito che un verso aveva una sintassi diversa da quella con cui ero sempre entrata. E continuerò chiaramente. Cioè, io credo che per leggere Dante ci voglia questa costanza e umiltà di dover rileggere e vedere, ah, io avevo capito questo, lo si può capire altrimenti, vediamo come è stato capito certo. prima. No? È per quello che io la seguo, anche se l'avrò letto 40 volte, 50 certo. volte. Certo, ma quello a cui mi riferisco io sono 50 anni fa poi, quindi... Sì, è un'interpretazione molto vecchia, poi magari ne vengono altre. Insomma. Sì, poi dipende anche dalla versione, no? Dai commenti che uno ha letto, perché in un testo di così difficile acceso, chiaramente uno dipende molto dalle note. Tant'è che questa espressione in Italia, poscia più che l'amor potel digiuno, è diventata quasi... un modo di dire per delle situazioni, non so come dire, certo. Uno è molto triste, non vuol mangiare, infelice, morto qua, e poi mangia, ecco, non solo per il cannibalismo. Sì, ecco. No, è vero, è vero. Comunque lei quando ha citato i versi, non casualmente, ha due volte detto più che l'amor poté il digiuno, e il verso è più che il dolor poté il digiuno. Vedete quanto influisce quello che noi capiamo anche nella memoria di un verso appena letto. Certo, si dice certo, più che l'amor, chiaramente vuol dire che se li mangiò, ma dice il dolore. E lui prima aveva pronunciato questa esclamazione, ai dura terra perché non t'apristi? Che chiaramente vuol dire che lui avrebbe preferito che il dolore li ammazzasse, no? Sì. E quindi, vabbè, siete invitati, leggete anche quello di Borges, che è interessante ed è bello ovviamente, perché Borges è geniale. E lui, insomma, credo che sia un problema ancora da studiare, nonostante sia un canto così famoso. Qualche altro dubbio, commento? Vedo che qualcuno sta facendo vedere un libro, ma non vedo qual è. Juan Pablo? Non so cos'è. Non lo vedo. Ah, i 9 saggi danteschi in una edizione che non riconosco. Sì. Sì, cioè leggetelo, ammiratelo, ma non credeteci, perché Borges non serve a capire Dante, serve a capire Borges, va bene? Io vorrei sapere come mai Dante sa il nome di quelli due figli che Ugolino non nomina. È perché lui è ritornato e lo sa per quello, perché io vedo che in questo canto è importante la memoria, tanto per la punizione, perché Ugolino mentre sta mangiando il suo rivale sta ricordando il dolore o quest'odio, sta odiandolo in più. E questa è una delle punizioni, io penso, vedo, non so, capisco. Sì, sì. Io non ho mai letto la commedia, no? Non so niente della commedia, no? Grazie. Sì, no, infatti la memoria è importantissima, non so se vi ricordate che in un episodio abbastanza vicino è esplicito come un peccatore abbia la memoria dei bei prati italiani dove è vissuto come parte della punizione. Quindi chiaramente la memoria è parte della punizione. Per quel che riguarda l'altra domanda, che è molto interessante perché riguarda il punto di vista, no? Come Dante ha saputo il nome? Io credo che questo sia giustificato dalla fama che aveva la vicenda, perciò quando Ugolino dice se tu sei fiorentino devi sapere come lui
insomma, mi mise in carcere e poi mi ammazzò. Lui lì ne parla in prima persona, secondo me questo indicativo appunto del suo egoismo, ma chiaramente se Dante sapeva della questione, come Ugolino stesso sa, sapeva anche con chi era stato rinchiuso, no? E allora lui rimette questi nomi mancanti nel discorso di Ugolino. Sì, come se Dante volesse che tutti noi sapessimo il nome di tutti e due bambini. Sì, senz'altro, senz'altro. È come... poi lo vedremo quando leggeremo Il mezzo del paradiso, perché a Dante, diciamo, viene dato ben tre volte, diciamo, l'indicazione che deve denunciare tutto quello che ha visto, no? In questo caso, eccezionalmente, il Dante scrittore eccede l'informazione cui a lui è stata data. Questo punto mi sembra significativo della distanza, diciamo, emotiva che ha Dante nei confronti di Ugolino, come se lui avesse ritenuto insufficiente l'amore che ha espresso il padre non nominando due dei ragazzi, no? Sì. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Una es que cuando Ugolino dice que por dolor, ¿no?, se mordió la mano, ¿no?, y porque allí está de nuevo está la idea de comer como símbolo, como castigo y como una especie de impulso o de, ¿no?, es decir, que lo lleva a él siempre a resolver las cuestiones de ese modo, comiendo, ¿no? Se va a comer la mano, pero la mano son cinco dedos, o sea, hay cuatro hijos y un padre. Es decir, él se está comiendo la mano, que es comerse los cuatro hijos más él que está allí adentro. Hay algo simbólico también, creo, en eso. Se me ocurre, no sé. Non lo so, onestamente non mi era mai venuto in mente, né ho mai letto niente in proposito. Lui dice comunque che si morde ambe le mani, cioè le due, sì, mani. Quindi di dita ne sarebbero 10, no? 10. Non lo so, bisognerebbe, dico, sì, la stessa forse, cosa, sì, che ho detto prima alla persona che aveva capito che aveva potuto piangere, no? Finalmente, che il verso 75 voleva dire questo. Sono queste impressioni che uno ha e che potrebbero essere lo spunto per cominciare a studiare il problema. Intanto, se qualcuno prima l'ha notato, le mani, come appare l'atto di mordere in tutta la commedia, anche questo è importante, perché effettivamente il fatto che Ugolino si stia mangiando il teschio, il fatto che si sia morse le mani, è questo che appunto dice Borges, che suggerisce questa volontà di lui di mangiare, che in qualche modo fa avere questo terribile sospetto sull'antropofagia, no? Evidentemente, sì, questo è un canto intero, lo vedremo quando leggeremo la seconda parte del canto, dove il mangiare è centrale, e probabilmente c'entra, per quello che leggeremo dopo, con l'importanza dell'ultima cena, perché teniamo conto che siamo nello stesso cerchio dove Giuda Scariotto, lo vedremo la settimana prossima, no? Nell'ultimo canto. Secondo alcuni interpreti, il gesto eterno di Ugolino che si mangia questo teschio è una parodia dell'Eucaristia, cioè che lui si mangia il sangue, la carne del nemico, in un gesto del tutto, insomma, opposto alla generosità con cui Cristo dà se stesso agli altri nell'Eucaristia. Però lo capiremo meglio quando leggeremo la seconda parte del canto. Effettivamente il fatto di mordere, mangiare,
è un filo, diciamo, tematico che attraversa l'intero canto. Quindi, secondo me, se qualcuno volesse studiare questo episodio di Ugolino, dovrebbe considerare, come si fa sempre, il contesto, perché non è casuale che Ugolino condivida il canto con i traditori che vedremo, insomma, adesso quando continueremo a leggere. Después hay otra cosa que Claudia que ha señalado en otra ocasión, y es que esa actividad o esa condena eterna en la que no dejan de hacer aquello a los que están a que están condenados, en este caso es comer, ¿no? Comer es morder todo el tiempo la cabeza de su víctima. Y lo cual significa que, bueno, que eso como materia no se termina nunca, ¿no? Es decir, está comiendo algo que no existe en realidad. Es como si estuviera comiendo un material, una carne que es un fantasma. Es decir, que en realidad quizá lo que está haciendo es comiendo algo que es un fantasma por la eternidad, pero eso significa que está solo rodeado de un mundo fantasmal, porque no puede estar comiendo eternamente lo mismo y regenerándose esa carne. O sea, creo que ahí hay algo que llama la atención en todos los casos en donde se presenta el consumo de algo material. En el infierno. Ya lo había señalado en otro canto eso. Vos, y dijiste que no se terminaba de solucionare il problema. Pero certo, perché que... il problema più largo che riguarda la materialità di claro. Questi corpi aerei, no? che hanno le anime. Avremo modo di parlarne con calma nel purgatorio, perché infatti ci sarà un momento in cui Dante stesso chiederà di questa cosa e quindi riceverà una risposta magnifica da parte di Stazio sulla generazione dell'essere umano e sull'unione tra corpo e anime, la giustificazione di perché i corpi apparenti delle anime, che sono non sono soltanto quelle dell'inferno ma quelle dei tre regni, perché hanno questa capacità di sentire dolore, di piangere, eccetera. Ma è vero che, diciamo, il fatto di starsi mangiando in continuazione un dannato implica chiaramente che questa non materia, perché in realtà non è materiale, no? Ha comunque una consistenza, ma irriducibile, no? Irriducibile. È un problema di tutta la commedia, quello della materialità dei corpi aerei. Sì. Grazie. No, grazie a voi dei commenti. Andiamo avanti, perché non crediate che qui è finito il peggio. Adesso viene una cosa terrificante. Allora, leggiamo al verso 91. Intanto notiamo che Dante ha appena finito di parlare con Ugolino. Ugolino gli ha detto: se non piangi di questo, di che cosa piangi? Ma non sembra molto commosso, e infatti si serve, per dirci come si è allontanato da lui, della stessa espressione di cui si serve ogni volta che non ci crede a quello che ascolta, come ha fatto anche con Guido da Montefeltro. Al verso 91 dice: noi passammo oltre, la vela gelata ruvidamente un'altra gente fascia, non volte in giù ma tutta riversata. Cioè, noi andammo oltre laddove la ghiacciaia fascia ruvidamente, aspramente, un altro tipo di gente, quindi altri peccatori, che a differenza di Ugolino, no, dei traditori della patria, non sono volti in giù ma sono tutti riversati, quindi hanno la testa volta verso l'alto. E questo, come avevamo accennato, ha una conseguenza nella sofferenza. Al verso 94, lo pianto stesso li pianger non lascia, e il duol che trova in sugli occhi rintoppo si volge in entro a far crescere l'ambascia, che le lagrime prime fanno groppo e, siccome visiere di cristallo,
riempo sotto il ciglio tutto il corpo. Allora lo stesso pianto lì impedisce di piangere, e il dolore che trova sugli occhi un limite perché è ghiacciato si volge verso l'interno e fa crescere l'angoscia, la sofferenza, giacché le prime lacrime fanno groppo, quindi si riuniscono duramente, si induriscono, e come visiere di cristallo riempono sotto il ciglio tutto il corpo, tutto il globo oculare. Quindi sono anime che chiaramente soffrono di più ancora rispetto a quelle che possono almeno piangere. Verso 100, e avvegna che, siccome d'un callo per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo, già mi parea sentire alquanto vento. Cioè, nonostante io avessi già perso ogni percezione del freddo, perché mi ero indurito, mi sembrava comunque di sentire un po' di vento. Perch'io, verso 104, maestro mio, questo chi muove? Non è qua giù ogni vapore spento? Cioè, per cui lui domanda a Virgilio, chi fa questo vento? Io avevo capito che qui non c'erano vapori, perché infatti la teoria fisica dei venti dice che il sole, che non entra chiaramente nell'inferno, perché poi tra l'altro è metafora di Dio, è quello che fa, genera i vapori che poi sono i venti, appunto. Allora Dante non capisce da dove proviene questo vento che sta sentendo. E al verso 106 risponde Virgilio, ond'egli a me, avaccio sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. Allora Virgilio, invece di dirgli qual è la causa del vento, gli dice tra un po', cioè presto, avaccio, sarai nel luogo dove l'occhio ti darà la risposta, perché vedrai la causa dalla quale piove questo vento. Lo vedremo la settimana prossima. E al verso 109, e un dei tristi della fredda crosta gridò a noi, o anime crudeli, tanto che data v'è l'ultima posta, lavatemi dal viso i duri veli, sicch'io sfoghi il duol che il cor mi impregna, un poco pria che il pianto si raggeli. C'è uno dei dannati che sono lì nel ghiaccio, vedendo Dante e Virgilio e pensando che stanno andando verso il fondo, cioè a differenza di Ugolino non sanno che Dante è vivo. Questo è importante, perché vedremo, permetterà a Dante di dire una cosa ambigua. Gli dice, o anime crudeli, tanto, cioè tanto crudeli, che vi è stata assegnata l'ultima zona dell'inferno, lavatemi dure veli dal viso, cioè toglietemi il ghiaccio, in modo che io possa sfogare il dolore che mi impregna il cuore un poco, finché di nuovo il pianto si raggeli. Quindi questo chiede di essere liberato momentaneamente, no? Dal ghiaccio. E Dante approfitta di questa richiesta per farsi dire chi è, come al solito. Verso 115, per chi io a lui, se vuoi chi ti sovvegna, dimmi chi sei, e se io non ti disbrigo al fondo della ghiaccia, ir mi convegna. Cioè Dante gli risponde, se vuoi che io ti levi il ghiaccio dagli occhi, dimmi chi sei, e se poi io non faccio la mia parte, cioè non ti libero, che io debba andare al fondo della ghiacciaia. Vedete che qui Dante si comporta in un modo davvero furbo, perché lui sa che è destinato ad andare al fondo della ghiacciaia, però approfitta il fatto che l'altro crede che lui sia un dannato, allora glielo promette in un modo chiaramente ingannevole. Allora l'altro, al verso 118, si presenta, rispose adunque, io son frate Alberigo, io son quel dalle frutta del mall'orto che qui riprendo dattero per figo. Allora lui si presenta e dice, sono frate Alberigo, che era uno dei frati godenti di Faenza, che aveva tradito i parenti, li aveva invitato a cena, e per poi tenersi l'eredità
gli aveva dato loro da mangiare e poi aveva detto vengano le frutta, cioè ordinando ai suoi maggiordomi, e loro sapevano che questa era una frase che voleva dire ammazzateli. Quindi erano entrati e avevano ammazzato tutti i parenti in una cena. Questo è importante, perciò prima io facevo il riferimento all'ultima cena, perché sappiamo benissimo, no, che nell'ultima cena Cristo affermò di sapere che uno dei discepoli l'avrebbe tradito, no? E appunto Giuda, insomma, era lì. E allora dice, io sono quello delle frutta del malorto, quindi delle frutta, insomma, metaforicamente, quello che al momento del dolce ho tradito i parenti, gli ospiti, cioè quelli che avevo invitato a cena, e qui mi riprendo dattero per figo, cioè vengo ripagato di quello che ho fatto. Insomma, questo era un proverbio per dire, insomma, con il proprio peccato, però non a caso è un proverbio che riguarda la frutta, no? E infatti si diceva questo è della frutta di frate Alberigo, per dire frutta avvelenata, frutta, insomma, per dire un regalo indesiderato. E allora qua Dante si sorprende, perché non gli risulta che frate Alberigo sia già morto, e infatti questo è uno che è morto dopo il 1300. Perciò io vi dicevo che è notevole quanto Dante in quest'ultimo canto storico dell'inferno, dove lui parla per l'ultima volta con anime di esseri umani, sia presente il mondo dei vivi, perché vedete che cosa ci viene detto qua che è davvero allarmante. Al verso 121, o dissi io lui, or sei tu ancora morto? Ma che sei già morto? Dice Dante. Ed egli a me, come il mio corpo stea nel mondo su, nulla scienza porto. Cioè lui, che parla come un'anima, dice, in che condizioni sia il mio corpo nel mondo, non so nulla. Vi ricordate che abbiamo già saputo da Farinata che le anime dei dannati possono vedere il futuro ma non il presente. E poi chiarisce al verso 123, cotal vantaggio a questa Tolomea che spesse volte l'anima ci cade innanzi che a troppo smossa l'idea. Cioè, ironicamente dice, la Tolomea, che chiaramente è così come abbiamo detto che la Caina è il nome della parte del nono cerchio dove sono i traditori dei parenti, l'Antenora dove sono i traditori politici, la Tolomea chiaramente sono i traditori degli ospiti, e si basa probabilmente su questo governatore, insomma, di Gerico, che tradì il suocero e i due figli proprio una cena, no? Avendoli invitati a mangiare. Vedete come l'argomento del mangiare continua ad apparire, non si esaurisce nell'episodio di Ugolino. Allora dice, la Tolomea, questa zona del nono cerchio, ha questa prerogativa, cioè che molte volte ci cade l'anima prima che la parca, antropos, gli tagli con le forbici il filo. Quindi che l'anima cada prima che gli sia stato, diciamo, tolto il corpo, prima della morte del corpo. Poi commenteremo questo brevemente perché non ci è rimasto molto tempo. Al verso 127 continua frate Alberigo, e perché tu più volentier mi rade le invetriate lacrime dal volto, sappi che tosto che l'anima trade, come feci io, il corpo suo l'è tolto da un demonio che posce il governa mentre che il tempo suo tutto sia volto. Allora, affinché tu mi tolga il ghiaccio più volentieri, sappi che immediatamente che l'anima tradisce, come feci io, il suo corpo gli è tolto da un demone che poi lo governa durante tutto il tempo che deve ancora vivere al mondo.
Cioè, vedete, è sconvolgente questo, eh? È un'invenzione di Dante, secondo cui, a differenza di tutti gli altri peccatori, i traditori degli ospiti, non appena commettono il tradimento, sono già dannati. La loro anima cade nell'inferno e il loro corpo continua a circolare nel mondo dominata da un diavolo. È davvero allarmante, no? Perché veniamo a sapere che tra di noi ci sono morti, che vanno in giro e che noi consideriamo persone, ma sono diavoli che hanno occupato il loro corpo, ma che loro sono già nell'inferno. Allora, questo, diciamo, che è stupefacente, no? Perché tra l'altro, oltre che a modificare, insomma, il mondo dove viviamo, che è chiaramente quello che vuole Dante, implica un problema teologico, no? Perché, diciamo, è come se per questi traditori, che poi non sono tutti traditori, ma solo i traditori degli ospiti, non c'è, come c'è per tutti gli altri peccatori, la possibilità di pentirsi. Non appena peccano, cadono, no? E questo è un problema veramente grave. Secondo alcuni studiosi, questo è stato suggerito da Dante, questo passaggio del Vangelo dove si racconta che come Giuda prese un boccato, immediatamente gli entrò dentro Satana. E siccome questo è il posto appunto dove è Giuda Scariotto, è probabile che a Dante sia stato suggerito, diciamo, questo immediato destino di dannazione per i tradimenti così gravi. Va bene? Allora, al verso 133 continua Frate Alberigo a spiegare a Dante come questa situazione. Ella ruina in si fatta cisterna, e forse, allora, ella, l'anima, cade, rovina in questa cisterna di ghiaccio. E adesso dice, affinché tu ci creda, non sono solo io il caso di uno il cui corpo forse gira ancora in terra. Aggiunge al verso 134, e forse pare ancor lo corpo suo dell'ombra che di qua dietro mi verna. Cioè, forse il corpo appare ancora su nel mondo dell'ombra che qua dietro è sempre in inverno con me. E adesso presenta un altro, al verso 136. Tu devi saper se vien pur mo giuso, e li esser branca d'oria, e son più anni poscia passati che il fu si racchiuso. Allora, gli dice, tu lo devi sapere se il suo corpo gira ancora, visto che vieni solo ora dal mondo, sei appena morto. Perché lui crede che Dante sia appena morto. Lui è ser Brancadoria ed è già molti anni che è caduto qua giù nel ghiaccio. E questo Brancadoria è uno che era infatti vivo, non solo mentre Dante fa il viaggio, ma anche mentre Dante scrive e l'inferno circola, quindi bisognerebbe anche vedere come ha reagito a questa notizia che la sua anima è già nell'inferno, ed è un nobile genovese che per appropriarsi del regno di Sardegna di Logudoro invitò a cena il suocero, che è Michele Zanche, che abbiamo già visto nella bolgia dei barattieri dentro la pece bollente, e lo ammazzò insieme a un suo parente nel 1275. Quindi è lì che lui cadde, secondo quello che Frate Alberigo racconta, ma il suo corpo gira ancora. E allora Dante, che sa che questo Brancadoria è vivo e vegeto e sta bene, risponde incredulo al verso 139, io credo di sì o lui che tu mi inganni, che Brancadoria non morì un quanto, mangia, beh, dorme, veste panni, cioè credo che tu mi inganni, lui è vivissimo. E allora al verso 142,
continua frate Alberigo, nel fosso su di sel di Malebranche, laddove bolle la tenace pece, non era ancora giunto Michel Zanche che questi lasciò il diavolo in sua vece nel corpo suo ed un suo prossimano che il tradimento insieme con lui fece. Cioè per dare più dettagli di quando cadde l'anima di Brancadoria, gli dice nel fosso su, perché loro stanno parlando giù nel nono cerchio, no? E lui si riferisce all'ottavo cerchio, quindi dice nel fossato di qui su dei Malebranche, dove ci sono i diavoli, cioè vi ricordate la bolgia dei barattieri, là dove bolle la tenace pece, non era ancora arrivato Michele Zanche, che è quello che è stato ucciso da Brancadoria, che questi cadde qua e lasciò il diavolo nel suo corpo insieme a quello di un suo parente che lo aiutò nel tradimento. Allora gli sta dicendo, è così immediato l'arrivo del traditore, dell'anima del traditore nel nono cerchio, che precede addirittura l'arrivo dell'anima della sua vittima, che in questo caso è Michele Zanche. È finito questo terribile racconto, chiede a Dante di liberarlo dal ghiaccio degli occhi secondo il patto che avevano stabilito, al verso 148. Ma distendi oggi mai in qua la mano, aprimi gli occhi. E io non gliela persi, e cortesia fu lui essere villano. Allora lui dice, ma ormai dai, levami il ghiaccio, aprimi gli occhi. E Dante dice, tutto tranquillo, e io non lo feci, perché con lui era una cortesia essere villano. Cioè, la pietà nei confronti di questi sarebbe contro la giustizia divina. Va bene? Vi ricordate che nel canto scorso addirittura Dante aveva calpestato la testa 1, no? E quindi evidentemente la distanza emotiva del Dante Pellegrino da questi dannati è veramente estrema. E allora, prima di finire il canto, il Dante poeta fa una nuova invettiva contro una città italiana, questa volta contro Genova. Ai genovesi, uomini diversi d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Ai genovesi, uomini ignoranti di ogni costume, pieni di ogni vizio, perché non siete proprio annientati, dispersi dal mondo? Che col peggiore spirito di Romagna, cioè con frate Alberigo, trovai un di voi, cioè Brancadoria, tale che per la sua opera in anima incocito già si bagna e in corpo par vivo ancor di sopra. Cioè la sua anima sta già incocito nel ghiaccio, ma nel suo corpo sembra ancora vivo nel mondo. E quindi sta dicendo che a Genova forse ci sono dei diavoli in giro occupando i corpi dei cittadini. Vedete come in questo canto in cui, come vi dicevo, Dante in qualche modo si congeda dalla storia umana, perché nel prossimo canto non parlerà con alcun dannato, è particolarmente forte la presenza del mondo. Intanto Ugolino non si lamenta in nessun momento del ghiaccio cui è destinato eternamente, ma tutto il suo discorso versa sulla sofferenza del mondo cui è stato lanciato. E poi veniamo a sapere che nel mondo ci sono dei morti, cioè ci sono delle persone che pensiamo siano vive, ma in realtà sono morte dentro e la loro anima si è già dannata per sempre a causa di un tradimento. Quindi bisogna stare attenti, la gente che frequentiamo. Va bene? Rileggiamo il canto. Scusate se abbiamo fatto un po' tardi oggi. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola i capelli del capo che li aveva di retro guasto. Poi cominciò, tu vuoi che io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur perzando, pria che ne favelli.
Ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditore ti rodo, parlare lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi saper chi fu il conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino. Che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto dir non in mestieri. Farò quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se mi ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame e che conviene ancor che altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forane più luneggia, quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder lucca non ponno. Con cagne magre, studiose, conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fenderli i fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli che eran con meco e di mandar del pane. Ben sei crudel, se tu già non ti duoli pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti ed ora s'appressava che il cibo ne solia essere adotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, onde io guardai nel viso ai miei figliuoli senza far motto. Io non piangea, sì dentro impetrai. Piangeva Nelli, pianse il muccio mio. Scusate. Verso una pagina. Pianse il muccio mio, disse, tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lagrimai, ne risposi io tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le mani per lo dolor mi morsi. Ed ei, pensando che io il fessi per voglia di manicar, di subito le porsi, e disser, padre, assai ci mia vendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Vedammi allora per non farli più tristi. Lo di e l'altro stemmo tutti muti, ai dura terra perché non t'apristi. Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi, dicendo, padre mio, che non m'aiuti. Qui vi morì, e come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno tra il quinto dì e il sesto, onde io mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno, e due dì li chiamai poi che fur morti, poscia più che il dolor poté il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti ripresi il teschio misero coi denti, che furo all'osso come d'un can forte. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese là dove il si suona, poiché i vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona e faccian siepe a darne sulla foce, sicché li annieghi in te ogni persona. E se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle castella, non dovei tui figlioi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguccione, il Brigata e gli altri due che il canto sul suo appello. Noi passammo oltre, la vela gelata ruvidamente un'altra gente fascia, non volta in giù, ma tutta riversata. Lo pianto stesso di pianger non lascia, e il duol che trovi in sugli occhi rintoppo si volge in entro a far crescer l'ambascia, che le lagrime prime fanno groppo, e sì come visiera di cristallo riempon sotto il ciglio tutto il coppo.
corpo. E avvegna che, siccome d'incallo per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo, già mi parea sentire alquanto vento, perch'io, maestro mio, questo chi muove? Non è qua giù ogni vapore spento? Ond'elli a me, abbaccio sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. E un dei tristi della fredda crosta gridò a noi: o anime crudeli tanto che data v'è l'ultima posta, levatemi dal viso i duri veli, sicch'io sfoghi il duol che il cor mi impregna un poco pria che il pianto si raggeli. Perch'io a lui: se vo chi ti sovvegna, dimmi chi sei, e s'io non ti disbrigo al fondo della ghiaccia, ir mi convegna. Rispose adunque: i son frate Alberigo, i son quel dalle frutta del mall'orto, che qui riprendo dattero per figo. O dissi io a lui: forse tu ancor morto? Ed elli a me: come il mio corpo stea nel mondo su nulla scienza porto. Cotal vantaggio a questa Tolomea, che spesse volte l'anima ci cade innanzi che a tropos mossa l'idea. E perché tu più volontier mi rade le invetriate lacrime del volto, sappia che tosto che l'anima trade come feci io, il corpo suo l'è tolto da un demonio che posce il governa, mentre che il tempo suo tutto sia volto. È la ruina in si fatta cisterna, e forse pare ancor lo corpo suso dell'ombra che di qua dietro mi verna. Tu lei saper se tu vien pur mogiuso, elli esser Brancadoria, e son più anni poscia passati che il fussi racchiuso. Io credo, dissi io lui, che tu mi inganni, che Brancadoria non morì un quan, che mangia, beve, dorme, veste panni. Nel fosso su di selde malebranche, là dove bolle la tenace pece, non era ancora giunto Michel Zanche, che questi lasciò il diavolo in sua vece nel corpo suo ed un suo prossimano che il tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oggi mai in quella mano, aprimi gli occhi. E io non gliela persi, e cortesia fu lui esser villano. Ai genovesi, uomini diversi d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Che col peggiore spirito di Romagna trovai di voi un tal che per sua opera in anima incocito già si bagna e in corpo par vivo ancor di sopra. Grazie, ci vediamo la settimana prossima, che è il nostro ultimo incontro di quest'anno. Arrivederci.